Quando pensiamo e parliamo di paradisi fiscali, la prima idea che ci viene in mente è quella di un'isoletta in mezzo all'Oceano Pacifico, Atlantico che sia, piccola, dove non ci sono altro che spiagge e palme da cocco. Ma è davvero così? È vero che anche in Europa è possibile trovare dei rifugi o soltanto oltre i confini europei esistono paradisi fiscali? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliatela e sono un tributarista internazionale che si occupa di pianificazione fiscale da oltre 15 anni. E oggi voglio parlare con te di paradisi fiscali, ma soprattutto voglio farti capire che anche l'Europa è un paradiso fiscale. E te lo dico da subito, senza tanti filtri, senza tanti convenevoli, l'Europa è assolutamente un paradiso fiscale. Ed è il paradiso fiscale a portata di tutti, a portata di noi che siamo europei e apparteniamo appunto all'Unione Europea, che è una grande fortuna, è una cosa che comunque tutti gli extra UE direi che ci invidiano, ed è questo il motivo per cui poi molti di loro cercano o riescono evidentemente attraverso degli investimenti opportuni ad ottenere anche un passaporto europeo. Ma torniamo a noi, l'Europa è un paradiso fiscale. Chiaramente di per sé tutta l'Europa non può esserlo, ma esistono numerosissimi paesi e agevolazioni e giurisdizioni all'interno dei confini europei che ne fanno assolutamente un paradiso fiscale. Per due motivi, vi direi, c'è un motivo storico, quindi come dire, tutte le giurisdizioni da sempre hanno sviluppato le loro legislazioni, le loro agevolazioni interne prima ancora che l'Europa crescesse, quindi chiaramente con il mercato europeo unico si è cercato in qualche modo e si cerca tuttora di omogeneizzare, ma per motivi storici ognuno rimane con le sue differenze. E il motivo numero due invece è un motivo prettamente economico: nonostante l'Unione Europea, ancora gli Stati fanno all'interno dell'Unione una vera e propria guerra per attirare investimenti dall'estero, e quindi da qui possono sorgere e sorgono di anno in anno, cambiando, e questo è quello che rende poi così difficile la pianificazione fiscale, le proprie legislazioni e le agevolazioni che vengono date a chi viene dall'estero in realtà, perché noi cerchiamo sempre di attrarre, gli Stati cercano sempre di attrarre nuovi investitori, ed è questo il motivo per cui in realtà poi esiste una vera discriminazione, anche se legalmente poi non c'è, però esiste una vera discriminazione tra i cittadini interni, cioè tra chi già vive, tra i residenti interni, ecco, più che i cittadini, tra i residenti fiscalmente all'interno delle giurisdizioni e chi invece si trasferisce da fuori. Chiaramente sono agevolazioni importanti anche di una certa entità, che possono cambiare completamente la visione, la prospettiva che un imprenditore ha della tassazione personale, della tassazione del proprio business con semplici pochi passi. Non c'è bisogno di creare, diciamo, delle strutture della Madonna per arrivare ad un risparmio fiscale, direi anche tra il 90 e il 100%. E oggi le giurisdizioni più interessanti, quelle che utilizziamo nei piani di residenza e pianificazione fiscale, sono su tutti i paesi di common law, senza dubbio, quindi ancora l'Inghilterra, perlomeno fino a quando non ci sarà la Brexit, ma sicuramente anche dopo aumenteranno, diciamo, le possibilità di utilizzarla evidentemente legalmente all'interno di piani di residenza fiscale. Quindi su tutti io vi direi l'Inghilterra, Malta ancora senza dubbio, l'Irlanda ancora senza dubbio, e rimanendo chiaramente sempre all'insieme all'interno dell'Unione Europea, perché di questo parliamo, paradiso fiscale Europa, anche Cipro è una giurisdizione assolutamente interessante. Direi che oggi è interessantissima Cipro sia per esempio per i traders professionisti, ma anche per chi desidera aprire un negozio, o già un negozio, un Amazon FBA, giusto per fare i due esempi che mi vengono in mente. Quindi sicuramente questi sono quattro paesi che possono darvi delle agevolazioni fiscali impressionanti, ma non sono gli unici. Ancora abbiamo il Portogallo, che è altrettanto interessante, tra l'altro con un clima e con in piena espansione economica, quindi sicuramente interessante con questo regime, quello degli NHR, non habitual resident, che è stato introdotto nel 2009, che non agevola soltanto i pensionati, cioè tanta confusione sull'argomento, ma agevola in realtà anche molte categorie di professionisti e molte categorie di imprenditori. Ancora, oltre al Portogallo, all'interno dell'Unione Europea, io vi consiglierei di dare un occhio alla Svizzera, soprattutto se il vostro network, se il vostro patrimonio è un patrimonio interessante, quindi se avete qualche casa perlomeno a disposizione, la Svizzera diventa assolutamente interessante, così come
molto interessanti, ma da gestire con cura, quindi con chi sappia esattamente dove mettere le mani, sono quasi tutti i paesi dell'Est Europa: Romania, Bulgaria, Ungheria, Montenegro, scendendo un po' più giù, non è propriamente Est Europa, sono Balcani, però diciamo tutta l'area dell'Est è assolutamente interessante. Senza poi dimenticare che esistono all'interno anche delle giurisdizioni cosiddette occidentali delle agevolazioni importantissime per chi si trasferisce, per esempio la Francia, la Spagna o anche la stessa Olanda hanno delle agevolazioni per il personale dipendente, che quindi se tu vai ad aprire una società in Olanda e diventi anche dipendente della tua stessa società o porti imprenditori indipendenti da voi, esistono delle grandi agevolazioni fiscali, così come in Spagna. Quindi, come vedi, la verità è che ciascun paese, anche all'interno dell'Unione Europea, quindi non per forza l'isoletta all'interno del Pacifico, può fare al caso tuo, perché può diventare un paradiso fiscale per te, per la tipologia di attività che svolgi tu, per la tipologia di asset che hai bisogno di proteggere o di massimizzare dal punto di vista fiscale. Quindi la risposta alla domanda l'Europa è un paradiso fiscale? La risposta è assolutamente sì. Facciamo attenzione a determinate giurisdizioni, quindi muoviamoci con cura e soprattutto con tanta informazione, ma l'Europa è assolutamente un paradiso fiscale. Ultimo, non lo vorrei, sicuramente vi ho dimenticato anche qualcun altro, ma l'Andorra è un'altra delle giurisdizioni assolutamente da prendere in considerazione, perché è Europa, non è Unione Europea, quindi ha quasi tutti i vantaggi delle società o comunque delle giurisdizioni che appartengono all'Unione Europea, ma molti di più, perché poi in realtà è Europa, ma non è Unione Europea, lo ripeto con parole più intelligenti. La vicinanza, la sua posizione strategica, i suoi rapporti anche con le nazioni all'interno invece dei paesi che appartengono all'Unione Europea, oggi fa dell'Andorra un paradiso fiscale a tutti gli effetti, se sai come utilizzarlo. Io sono Luca Taglialatela, sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i concetti, i principi della FLEG Theory. Che cos'è la FLEG Theory? È una strategia di pianificazione fiscale che permette a tutti gli imprenditori che guardano oltre confine, per l'ottimizzazione, per l'espansione del proprio business, la possibilità di arrivare a pagare zero tasse, sia a livello personale che a livello della propria impresa. Se vuoi saperne di più, rimani iscritto ai nostri canali YouTube e iscriviti alle nostre community social. Noi ci vediamo al prossimo video.